Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a mio podcasting stagione 10, episodio numero 113. Alcune cose sulla guerra in Ucraina 2022 che i mass media italiani non vi diranno mai. È di questo che andremo rapidamente a parlare in questa bloggata audio. Se vi interessa questo tema, il link alla mia bloggata proveniente dal blog Mio Radar lo trovate linkato in descrizione. Dunque, alcune riflessioni sparse sul tema della guerra in Ucraina, essendo tutti i mass media italiani schierati sull'interventismo italiano, assieme al delirio interventista USA, l'Unione Europea e NATO. Storicamente sembra, a mio avviso, di essere tornati alla stampa nel 1914, interamente schierata per l'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Alcuni fatti storici. 13 gennaio 2022, New York Times. Nella NATO non si vuole che l'Ucraina entri subito nel club NATO. 24 gennaio 2022, ANSA. Von der Leyen, un nuovo pacchetto di aiuti da 1,2 miliardi a Kiev. 24 febbraio 2022, ANSA. Putin lancia l'operazione militare in Ucraina e minaccia conseguenze per chi interferisce. 26 gennaio 2022, The Guardian. Gli USA sostengono il diritto ucraino di entrare nella NATO in risposta ai quesiti russi. 27 febbraio 2022, TG24 Sky. Guerra in Ucraina, von der Leyen. UE finanzierà acquisto e consegna armi per Kiev. 27 febbraio 2022, Politico.eu. L'Europa, l'Unione Europea, concorda di dare 500 milioni di euro all'Ucraina in armi. 27 gennaio 2022, ANSA. Von der Leyen, vogliamo l'Ucraina nell'Unione Europea. 27 febbraio 2022, Messaggero. Putin avverte la NATO, allertate difese nucleari. 1 di marzo 2022, editoriale Domani. Draghi incassa l'unità nazionale sulle armi all'Ucraina. 2 marzo 2022, analisi difesa. Italia arma l'Ucraina in guerra con un decreto segretato. 2 marzo 2022, Messaggero. Italia invia missili e mitragliatrici in Ucraina, ma il decreto resta segreto. 3 febbraio 2022, Mattino. Armi italiane all'Ucraina, dai missili Stinger alle mitragliatrici Browning, ecco l'elenco e l'ipotesi dei contractors per la consegna. 3 marzo 2022, La voce del Trentino, le imbarazzanti parole di Di Maio, Putin è peggio di un animale. 8 marzo 2022, ANSA, Mosca stila una lista di paesi ostili, c'è anche l'Italia. 9 marzo 2022, ANSA, Fondo Monetario Internazionale approva aiuti per 1,4 miliardi all'Ucraina per vendita di armi. 12 marzo 2022, domani.it, Biden autorizza 200 milioni di dollari di armi e altri aiuti militari per l'Ucraina. 14 marzo 2022, Il Tempo. Anche il segretario generale dell'ONU trema, sviluppi agghiaccianti, guerra nucleare una possibilità. 17 marzo 2022, TG24 Sky, dai droni ai sistemi antimissili, le armi USA a Kiev. 19 marzo 2022, ADN Kronos, tema Ucraina, Russia ed Italia con altre sanzioni, conseguenze irreversibili. 21 marzo 2022, Euronews, Unione Europea invia altri 500 milioni di euro di armi all'Ucraina, ma non prevede nuove sanzioni alla Russia. 21 marzo 2022, Bergoglio, Ucraina, massacro ripugnante. Ecco, e poi la bloggata si ferma al 21 di marzo 2022. Successivamente il link che trovate in descrizione vi catapulterà la mia bloggata, dove troverete sotto la lista update, aggiornamento, tutta un'altra serie di fatti che sono accaduti successivamente al 21 di marzo 2022. Ecco.
alcune brevi considerazioni su questa bloggata che io vi vado, diciamo, a sintetizzare. Quale avrebbe dovuto essere, a mio avviso, l'interesse nazionale italiano sul tema della guerra in Ucraina? Ecco, la von der Leyen, a mio avviso, ha sparato cazzate tonanti pericolose. Il pericoloso confronto competitivo Unione Europea più NATO contro Russia sull'Ucraina non è un'operazione NATO. Il pericoloso confronto competitivo Unione Europea più NATO contro Russia sull'Ucraina non implica un paese Unione Europea coinvolto direttamente. Ucraina non è un paese in Unione Europea. Ucraina non è un paese NATO. Ecco, già queste considerazioni, alla luce di quale avrebbe dovuto essere l'interesse nazionale italiano, sarebbero dovute bastare ai politici ladri e stupidi italiani per cavarsi fuori, come ha fatto la Turchia e quanto ha fatto, diciamo, la Cina e l'India e il Pakistan e quant'altri, diciamo, mezzo mondo, tirandosi fuori dalla guerra allo shale gas americano alla Russia. Essere buoni amici degli Stati Uniti non vuol dire mandare all'ammasso il cervello italico ed essere succubi degli Stati Uniti. Ecco, obiettivamente vendere armi americane agli ucraini mettendosi in urto diretto contro la Russia è una cosa pericolosa. Vendere armi europee agli ucraini mettendosi in urto diretto contro la Russia è una cosa pericolosa. Vendere armi italiane agli ucraini mettendosi in urto diretto contro la Russia è una cosa pericolosa, perché la Russia ha armi nucleari tattiche e strategiche. Dunque, se volete interessare approfondire praticamente questa bloggata, io il link lo trovate in descrizione di questo file. Che cosa vi posso aggiungere? Ecco, alcuni fatti storici. 1943, sfera di influenza dell'Unione Sovietica, la battaglia di Kursk in cui si fronteggiarono nazisti contro sovietici. I sovietici combatterono ferocemente per riprendersi l'Ucraina dall'invasione nazista, palleggiata da un buon numero di ucraini nazi collaborazionisti. 1956, dentro la sfera di influenza sovietica, Ungheria contro carri armati sovietici, ecco, la NATO non fece niente. 1961, dentro la sfera di influenza occidentale, Berlino Ovest contro carri armati sovietici, ecco, si andò nel 1961 ad un passo dalla guerra tra Patto di Varsavia contro NATO. Non si andò oltre perché i russi si ritirarono e mollarono l'osso di Berlino Ovest. 1962, nella prossimità della sfera di influenza USA, crisi missili di Cuba, si andò veramente ad un passo dalla guerra Patto di Varsavia contro NATO. Poi vi fu una de-escalation perché gli americani smantellarono i missili Jupiter in Turchia e i russi tolsero i missili praticamente da Cuba. 1968, dentro la sfera di influenza sovietica, Cecoslovacchia contro carri armati sovietici, ecco, la NATO non fece niente. L'Ucraina era storicamente dentro la Russia zarina, l'Ucraina era storicamente dentro l'Unione Sovietica, l'Ucraina è dentro la CSI, Comunità degli Stati Indipendenti, una sorta di neopatto di Varsavia del XXI secolo. Ecco, per quanto triste appaia la storia dell'Ucraina, che è stata invasa dai russi, ecco, a mio avviso, alla luce dell'interesse nazionale italiano, la storia dell'Ucraina è una fottuta questione interna alla sfera di influenza russa, ossia della Comunità degli Stati Indipendenti. In buona sostanza, la guerra in Ucraina 2022 è la riedizione più acuta della crisi del 2014 ed è catalogabile come un evento di accelerazione politica. Se volete sapere che cosa significa questa etichetta, cliccate sul link che trovate in descrizione. È un evento che era atteso nella World War III Roadmap Theory e di altro non vi sto a dire, perché se siete interessati ve la andate a leggere. Alcune riflessioni aggiuntive sempre inerentemente alla lunga bloggata. Ecco, what if vietnamizzazione del conflitto ucraino? Dov'è la Cambogia e Laos nella guerra d'Ucraina? Eccoci,
cartel dem democratici dello shale gas americani perano da sempre la guerra fredda 2.0 con l'estrazione dell'Ucraina e la disintegrazione della Russia. Interessante contributo del professor Mersheimer, mai giunto sugli schermi giornali dell'informazione italiana. Why is Ukraine the West's Falls? Featuring Prof. John Mersheimer. Ecco, il link e la blog e il video lo trovate in rete linkato, diciamo, nel mio blog. Occorre, diciamo, praticamente skill linguistici inerentemente l'inglese per comprendere quello che si dice. Io non ve lo sto a sintetizzare, perché se non avete skill vi attaccate al tram, se avete skill è bene che ve ne andate a fruire, così vi sturate le orecchie e i neuroni dalla testa. Dunque, molto spesso si è sentito dire sui mass media italiani, che cazzeggiano 24 ore su 24 sul tema della guerra in Ucraina 2022, che auspicavano tutti i mass media interventisti italiani la vietnamizzazione del conflitto, dimenticando che applicando il pattern della vietnamizzazione, ecco, nella guerra del Vietnam praticamente gli USA di ieri della guerra del Vietnam oggi sarebbero i russi, i vietnamiti di ieri oggi sarebbero gli ucraini, i russi di ieri oggi sarebbero i paesi NATO. Ecco, chi cazzo è la Cambogia e il Laos di oggi? Ecco, forse la Polonia. Per chi non lo sapesse, Cambogia e Laos erano stati confinanti al Vietnam e da cui erano esterni al conflitto, ma incominciò a transitare sul loro territorio una serie di truppe vietnamite che ci passavano, quindi andando fuori dal confine, allargando il confine della guerra, perché non volevano, diciamo, essere bombardati dagli americani. Cosiddetto sentiero di Ho Chi Minh. Ecco, l'allargamento quindi della guerra. Chi cazzo è la Cambogia e il Laos di oggi? Forse la Polonia? È possibile, a mio avviso, che la Polonia sia proprio la Cambogia di ieri, proprio per questo, diciamo, dato che la sua forte attività nei confronti, diciamo, contro la Russia nel non rispettare le sfere di influenza. Ma la Cambogia e il Laos, potrebbe essere anche la Libia? Ecco, sì, a mio avviso potrebbe essere anche la Libia. In Libia c'è un casino e quindi ci sono forti rischi per il Green Stream italiano. Se volete sapere, diciamo, questa mia valutazione, io non ve la sto a dire qui, se vi interessa ve la andate a leggere sulla mia bloggata. Una cosa di cui spesso non si parla e che è bene sapere, in cui praticamente la NATO e i paesi membri NATO sono già co-belligeranti, dato che forniscono armi praticamente all'Ucraina. La furbata dell'Europa di fare la guerra dello shale gas teodem americano alla Russia, ecco, non è una cosa buona. Continuiamo a giocare al bellissimo gioco che piace tanto a Draghi, alla von der Leyen e a Biden, quanto a tutto il Parlamento italiano, e quindi immaginiamo che emerga un'azione cinetica di tipo strategico con un rapido e fugace scambio di armi nucleari strategiche focalizzate su alcuni obiettivi. Centro di gravità politico dei paesi belligeranti più alcune basi militari più importanti. Ecco, centro di gravità politico dei paesi belligeranti, in particolar modo dell'Italia, è Roma, 2.8 milioni di persone. Altri obiettivi militari che non ve li sto a dire, se volete la mia valutazione ve la andate a leggere. Quindi immaginiamo un lancio russo di 4 missili R-36 MUT di SS-18 Satan, quindi provenienti da basi fisse, che sono gli assets più vulnerabili a un Counter-Strike NATO, essendo appunto installazioni fisse. E qualora ci fosse in una situazione di questo genere, diciamo che i russi di certo lancerebbero questi e non i Topol M, che sono più, diciamo, mobili e possono essere più occultati. Quali sarebbero gli impatti? Ecco, se siete curiosi di quanto sarebbe l'impatto di una detonazione di 8 MIRV da 750 kilotoni, pari a una potenza di 6 megatoni, su Roma, praticamente stima media di impatto circa 1,4 milioni di decessi. I conteggi, se volete, ve li andate a scorrere.
Ecco, vogliamo davvero fare la guerra alla Russia perché la Russia ha invaso l'Ucraina? Una regione che da sempre è appartenuta alla Russia zarina, all'Unione Sovietica, che da sempre appartiene alla comunità degli stati indipendenti e che all'interno della sfera di influenza russa, la quale Russia ha una superpotenza con armi nucleari, tattiche strategiche? Ecco, a mio avviso no, non sarebbe una cosa buona fare la guerra alla Russia. Dunque, altre, poi ci sono considerazioni brutte e tristi sulla dinamica della guerra in Ucraina, in cui io immagino la caduta di un paio di missili SS-26 Iskander su alcuni obiettivi ucraini, Lusk, Leopoli e anche, diciamo, Kiev. E ho calcolato tutti gli impatti appoggiandomi a un simulatore strategico di impatti. Se siete curiosi di andare a vedere quali sarebbero, diciamo, impatti e morti e reazioni e controreazioni, andate a cliccare su questa bloggata, perché io qui non ve li sto a dire. E infine, dopo questa bloggata che ha avuto parecchio successo, ecco, la crescita nel 2021 è al 6,5%, mai così alta dagli anni 70. Ecco, peccato che nel 2022 si ha una flessione del PIL dovuta appunto agli shock energetici del gas, nonché all'evoluzione del Covid-19. Ora, la cosa in più importante dell'ultima parte della bloggata sono le valutazioni relative al calcolo delle derivate seconde. Derivate seconde sul delta debito pubblico in funzione del tempo e il delta PIL, derivata del delta PIL sul, in funzione del tempo. Ecco, io ho fatto tutti questi conti e si scopre valori interessanti, come ad esempio il calcolo della derivata seconda del PIL sul tempo. A me viene circa meno 0,37% in 6 anni, è un dato negativo, quindi è un trend concavo. Presto il tasso medio di crescita del PIL sarà negativo, certificando il collasso dell'Italia. La derivata seconda della crescita del debito pubblico sul tempo è più 1,1% in 6 anni, è un dato positivo, è un trend converso. Il tasso medio di crescita del debito non potrà crescere ancora perché l'Italia non vive in un mondo di operatori irrazionali. Ecco, una bloccata veramente tosta che ha avuto parecchio successo nell'ultimo trimestre, e quindi se siete interessati vi potete andare a cliccare e andarla a vedere. Io qui ve l'ho sintetizzata perché era una delle bloccate che ha avuto molto traffico. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.